Salve a tutti ragazzi, sono Inazumandra e quest'oggi sono qui sul canale con un nuovo videotema Inazuma Eleven. Quest'oggi sono qui con Inazumale, ancora una volta con lui, per riportare un format che era finito nel dimenticatoio. Indovina il doppiatore. E questo è stato il primo format che mi ha permesso di fare grandi numeri. 2000 visualizzazioni per un giochino sono tantissime, non per dire. Peccato fosse stato fatto male, strutturato nello stesso modo, quindi malamente. Però quest'oggi lo rifaremo mille volte meglio, con una grafica superiore e con delle scene un po' più misteriose. Cominciamo subito. Ah, giusto, presentati per chi non lo sapesse. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Inazumare e ringrazio veramente Inazumante per avermi invitato a fare questo video. Buon ok, mando io la prima, mandi tu. Ma vai anche tu, tranquillo. Questa è la più facile. Non devi preoccuparti, qualunque tipo di sfida sceglierà il tuo avversario, riuscirai a vincere comunque, Killua. Gon. Nella prima mano si gioca sasso. Ah, il doppiatore in questione è quello di Gon, non quello di Killua, non ti confondere. Ah, giuro che lo so. Allora, la voce ce l'ho quella di Gon, però non mi ricordo il PG. Vabbè, puoi chiedere un indizio, tanto ne hai tre come per tutti gli altri giochi. Della prima trilogia? Sì, è della prima trilogia, hai detto bene. Immaginavo, infatti. Io mi provo a buttare allora. E ti dico Steve Grimm. Sì. E vai. Wow, quanto entusiasmo che c'è nell'aria. Sì. E vai. Ti mando la prima? Sì, sì, mando la prima. È strano, però. Chi verrebbe qui conoscendo una persona solo da 4 mesi e le lascerebbe scegliere il proprio tatuaggio? Ci vuole coraggio. Ho detto coraggio? Volevo dire stupidità. Mi stai prendendo in giro. Mi ha messo Simone Lupinacci, il doppiatore di Izuku Midoriya in My Hero Academia. E se non mi sbaglio fa Eugene Peabody in Inazuma Eleven Go. No. Allora sì, anche lui. Ha fatto 2 personaggi. Eugene che Jude in Ares. Ah vabbè, io Ares l'ho visto doppiato soltanto una volta. Non l'avrei mai riconosciuto. Vabbè, GG per me. Ti mando la seconda. In tal caso, la metto qui. Oh, sono rovinato. Ken, per favore, potresti impostarmi questa? Certo, mamma. E la nostra partita? Più tardi, ora non posso. È andato via proprio mentre stava perdendo, uffa. Stavolta devi indovinare la voce del ninja. Oddio, allora. La voce è un po' strana. Boh, non so che dirti. Allora, l'indizio non lo gioco, però davvero non so che dire. Non lo so. Maxwell, forse? No, mi dispiace per te, ma non è Maxwell. Però ci sei andato abbastanza vicino, era Timmy. Vabbè, dai, siamo ancora agli inizi. Mandami la tua prossima. È un po' strana, però se ci ragioni ci arrivi subitissimo. Va bene. 75 years later. Cosa vuoi sapere sullo zio Nino? Perché lo zio Nino è un tuo amico. Che cacchio. Cioè, è una voce femminile, le femmine sono poche. Esatto. Va bene. Perché va mi bene. Puzza di Silvio, ma non ne sono sicuro. Ok, la sparo. Per me è Sky. Vai. Non è Sky. Lo sai chi è? È la doppiatrice di JP. Ti giuro, è la doppiatrice di JP. Sono rimasta qui un po' così di stucco, però è la doppiatrice di JP. Lo sapevo fosse femmina, però. Vabbè, ho sbagliato. Adesso okay. Te ne mando un'altra. Buonasera, vi ringrazio per questo caloroso applauso. C'è un appassionato di chimica tra di voi? Ah, oh, ne deduco che preferite la fisica. Aspetta, devo chiedere l'indizio qua perché la so questa. Ok. Allora, è della seconda trilogia, cioè del Go? No. Allora, quindi è della prima trilogia, penso. Potrebbe, come non potrebbe? La voce mi è familiarissima. Allora mi butto, dai. Shown, anche se non è Shown, è tipo Shown. Nathan, vai. È il doppiatore di Nathan. Nathan, Gabriele Nathan. Lopez. Gabriele Lopez, giusto, Nathan. Mio. Però te ci avevo anche pensato, Nathan, all'inizio. Ah, cavolo, capita. Vabbè, mandami la tua prossima e spero di arrivare a 2. Che cazzo! Mio figlio poteva morire! E lo stesso vale per me! Dove siamo? A Disneyland? Andate al diavolo! Portate il cut fuori di qui! Questa mi sembra molto semplice. O è Ray Dark o è Hillman.
ma non so perché mi viene da dire che sia Ray Dark e non Hillman. Ti dico Ray Dark e spero di prendere questo punto. No, è Seymour Hillman. Quando io ho scoperto che questo doppiatore doppiava quel personaggio in Inazuma ci sono rimasto. Ma dai, io ci stavo pure pensando. Sì, esatto, è lui. No, vabbè. Allora, se senti bene la primissima battuta, lo senti che è identico. Abbiamo mandato 3 a testa e una sola ne abbiamo indovinata. Esatto. Stiamo messi davvero male, vabbè, andiamo avanti. Sei geloso perché mi ha apprezzato? No, non è vero. Ti ho battuto, Kevin! Vin ha smesso di essere un criminale. Ma aspetta, di chi è la voce che devo sentire? Quella di Ben. Quella di Ben, ti giuro lo so. Per forza che la sai, è uno tra i doppiatori più conosciuti. No, mio Dio, oddio mio. È Maxwell, fra, è Maxwell, no. Non sei sicuro? Dici Maxwell? Oddio, è Milan Max. Ah no, aspetta. Vai, sì, mi gioco l'indizio. È della prima trilogia, te lo dico anche stavolta. Sì, è della prima trilogia. Oddio, Franco, allora aspetta, devo pensare un attimo a tutte le squadre. No, è Maxwell. Sì, è Maxwell. Eh sì, è Maxwell. Minchia, te l'avevo detto prima. Non ci credo. Sì, l'hai indovinata. Mandami la tua prossima e provo a pareggiare. Dai che non voglio perdere. Certo, un semplice codice di sostituzione come quello che si usava da Boy Scout. A è 1, B è 2. Il doppiatore di questo personaggio, Inazuma, in questo video che ti mando ha doppiato questo personaggio che è L di Death Note, ma non è il doppiatore originale di L. Non ti preoccupare che c'ero arrivato, tanto l'ho vista la serie, peraltro in italiano. Grazie lo stesso. Ho sentito tante volte questa voce e l'ho apprezzata da morire. Se non mi sbaglio è la voce di uno dei miei personaggi preferiti di Inazuma, ma non riesco a collocarlo a nessuno di essi. Chiedo l'indizio. Ti dico che fa parte dell'Arius Academy. Ho capito, Dave Quagmire! Cannonata rovente! No! Sì, è lui, non ci credo! Perché mi ricordo che nel 3 aveva una voce già abbastanza sviluppata e mi è venuto subito. Non ci credo, sì! Dai. Un saluto a Mosega99, ciao guerriero! Chi indovina questa ha vinto praticamente. Vai, manda. Non data. È il mafioso siciliano che ti avevo dato. Ehi tu, quel pantalone verde. Ho sentito che state cercando un cane. Oh, che bello, finalmente qualcuno che è andato al college. Ciao, sono Peter. Vinny. Oh, Vinny, come Vinny Pooh. Complimenti, bel nome. Parlami un po' di te. Che ti devo dire, un tipo normale sono. Mi tiri un bastone e forse te lo riporto indietro. O forse ti porto un iPhone caduto da un furgone. Allora che dici, sono il vostro cane? Sì. Siamo già un indizio, spero che tu puoi... Cavolo. Cioè, aspetta, è il cane. Sì. È il cane. Sì. No, vabbè, ma... Ma... Ma che... Ho finito gli indizi, vero? Sì, mi sa di sì. Aspetta, inizi erano 3, io ne ho usati 2, sì, quindi... Aspetta, uno l'ho usato adesso. Sì, li abbiamo finiti tutti e due, mi pare. Ma la voce che fa quel cane è la stessa che fa in Inazuma o è diversa? È modulata diversamente? Allora, il doppiatore è lo stesso, la voce è più o meno quella, solo che non fa l'accento siciliano. Ok, beh, immaginavo, guarda. Dark? Tu imbrogli, vero? No, è Dark sul serio? Sì. No, vabbè, no, aspetta. No, serio? Sì. Ti giuro non ho imbrogliato, a parte che era impossibile. Io sono ancora online su Telegram, sul serio, Dark? Sì, e io quasi sicuramente ho perso. Che faccio, rimando l'ultima? Sì. Mandami la tua ultima e mettiamo fine alle mie sofferenze. Che freddo!
Ciao, 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 ciao. Anche da te fa così freddo? Brrr, è un freddo che viene dal Polo Nord e si sente. Brrr. Spero che arrivi presto qualcuno a riscaldarmi. Che cos'è questo? Allora, ti dico subito che la voce è modulata in modo totalmente diverso, ma penso sia di varia a questo punto. No, no, ma davvero? Ma davvero? Allora, che cosa? Chi è? Willy? E Willy? No, scherzo. Allora, mi sento in colpa di averti messo questa qua. Ti giuro tantissimo, in colpa troppo. No, vabbè, ma ho capito chi è. Chi è, chi è? Aizaki. Minchia, si azzecchi, qua. No, non è possibile. Non è possibile mai, no, dai, non è vero. Sì, che è possibile. E hai già. No, dai, stai trollando, dai. No! Non è possibile, non è possibile. Dai. Ma non è vero. Come? Praticamente gliel'ho sentito dire in una delle tante interviste che ha fatto, mi pare, ad una pagina Instagram di Nazuma. Quindi lo sapevo così totalmente a caso. E sono riuscito a portare il risultato sul 3-3. Bene, ragazzi, il video termina qui. Teoricamente c'erano almeno altri 20 minuti di registrazione, ma erano imprecazioni da parte di Ale. Lo ringrazio davvero tanto per aver partecipato, un po' meno per avergli permesso di bestemmiare tante volte. Ci riaffronteremo un'altra volta con Indovina il doppiatore per vedere chi tra noi due è il più bravo. E intanto ho già vinto contro di lui a un 4 immagini e un calciatore. Chi lo sa, magari con i prossimi due nuovi giochi e con la prossima di Indovina il doppiatore tra noi due cambieranno un po' le cose. Ci si vede? Ah, e vi lascio con la mia... cannonata rovente!